Bubu, settete! Eccolo qua! È Eccomi, tornato! Ha avuto un periodo un po' preso, lavoro, cose varie, ma oggi è riuscito a venire qui a fare il video. Quindi ringraziamo Marco per essere tornato qui tra di noi. E no, è giusto comunque introdurre in maniera verace questo ritorno. Ma torniamo a noi ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi TuttoTech di che cosa vi parla? Vi parla di... Avete problemi col vostro dispositivo vocale? Esatto, alcune casistiche che potrebbero capitare, naturalmente non tutte, tutte, tutte. Quelle più comuni, naturalmente. Esatto, e le soluzioni più comuni da applicare in merito. Un'altra cosa, abbiamo notato che, avendo superato i 9.000 iscritti, vi ringraziamo di questo, si è attivato un nuovo pulsantino. Un pulsantino del grazie. E praticamente, in poche parole, sono donazioni che potete fare per il canale, che vanno dai 99 centesimi fino ad arrivare per i più ricchi a 50-100 euro. E caccia l'accento! Sì, no, a parte gli scherzi, ragazzi, noi veramente, se avete la possibilità di offrirci un caffè al mese o ogni tanto quando riuscite, a noi veramente aiuta tanto per poter sostenere il canale, sostenere le spese, poter progredire in modo tale da potervi offrire sempre più cose da potervi testare e quindi consigliare. Detto questo, ragazzi, io procederei col video e partiamo col primo problema-soluzione. Uno dei tanti problemi annosi che parecchi ci hanno anche segnalato è che il nostro dispositivo vocale a volte si dice che è sordo, non comprende bene quello che diciamo, non risponde e quant'altro. E adesso vi daremo qualche dritta per far sì che questa cosa capiti sempre meno o perlomeno sempre più di rado, finché non capiti più alla messa in pratica di questi consigli che vi andremo a dare. Una delle casistiche più comuni è quando si ha il dispositivo vicino al televisore. O alla Questo è proprio radio? un classico, alla radio, comunque un qualcosa che emette già dei suoni, magari appunto ad alto volume, e quindi questo naturalmente va a confondere la nostra assistente. Quindi se voi la chiamate, magari si attiva, ma nel frattempo ascolta il televisore e a voi non vi considera assolutamente. Quindi un buon consiglio è di spostarlo a una distanza dove non possa dar fastidio il volume del televisore o della radio e provare a ripetere i comandi. Vedrete che nel 90% dei casi questo già Ha risolto, risolve certo. l'enorme questione del nostro dispositivo che non ci capisce. Come secondo consiglio è scandisco bene il comando e con una voce un timbro un po' più alto in modo tale che recepisca bene. Sempre a livello di posizione del nostro dispositivo, bisogna considerare che ci sente bene la nostra assistente, ma non è che ha l'udito bionico. Quindi, se Certo. siete in camera da letto, il dispositivo è in sala con dei muri in mezzo e quant'altro, voi vi sbigliate, non pretendete che vi possa sentire. Ma tante volte, anche urlando, non pretendete che capisca esattamente che cosa gli state dicendo. Su quest'ultimo problema, se volete da un'altra stanza comandare i vostri dispositivi di smart home, vi consigliamo di prendere un altro dispositivo Echo. Attualmente poi su Amazon ci sono delle grossissime offerte, ho fatto pochi giorni fa un altro Esatto. video dove ci sono dei importantissimi sconti su questi dispositivi, quindi magari è la volta buona di ampliare il proprio parco Echo. Altra cosa che potete fare, sembra banale, ma controllate che non sia attivo il tasto del muto. Verrà segnalato con l'accensione del tasto rosso e in più il cerchio rosso fisso intorno al vostro dispositivo. In tal caso vi basterà ripremere il tasto di muto e a questo punto il vostro dispositivo tornerà ad ascoltarvi. Diciamo che è visibile, però tante Assolutamente volte sì. magari ce l'avete messo chissà dove, in quale anfratto di casa, Certo. quindi non ci pensate neanche più a guardarlo e tante volte magari basta un semplice clic e si attiva la funzione muto Certo. e non vi ascolta più. Mi è capitato proprio ieri con il dispositivo Echo Show, c'è stato un aggiornamento verso le 10 di sera e naturalmente in quell'occasione il dispositivo non era utilizzabile. Quindi controllate anche la connessione internet, che sia a posto, quindi magari riavviate il modem,
e in extremis il famoso stacca riattacca la corrente, quindi procedura del PDESC base, stacco riattacco e poi dopo si potrebbe ripristinare il dispositivo e a quel punto riprendere ad ascoltarvi. E se neanche tutto ciò dovesse andare a portare alla soluzione del problema, buttatelo. Esatto. No, vabbè, prima di buttarlo dovrete provare a fare il ripristino, le impostazioni di fabbrica. Avevamo fatto un video in merito anche, che trovate qui nel canale. Altro problema che si potrebbe riscontrare è quando io acquisto un accessorio per poter domotizzare qualcosa in casa mia, ma questo non viene riconosciuto dal mio dispositivo vocale. A questo punto la prima cosa che devo fare, ancora prima di acquistarlo, è verificare che sia compatibile con il mio assistente vocale. Una volta fatto questo, andare a verificare il tipo di applicazione che devo utilizzare e una volta scaricata l'applicazione verificare che il firmware sia aggiornato. Nel caso, fare anche un aggiornamento. Questo potrebbe bloccare il riconoscimento del dispositivo esterno. E poi quando l'app del nostro dispositivo vi sembra che non riconosce, non aggiunga nessun nuovo dispositivo smart al proprio elenco, come avete potuto vedere in tantissimi video che abbiamo fatto, quasi in tutti, sì, una volta che voi andate ad aggiungere il vostro dispositivo all'app di Amazon non esce nulla. La chiudendola e riaprendola magicamente nell'elenco dispositivi compare. Può capitare invece a volte che il modem sia congestionato, che abbia troppi dispositivi collegati, quindi momentaneamente andate a staccare dalla presa, quella che può essere la presa smart, una lampadina, piuttosto che gli togliete l'alimentazione, quindi in questo caso non andrà più a usufruire della potenza del vostro modem e provate in quel caso a fare la configurazione. Se anche così non funziona, riavviate il modem e in extremis riavviate nuovamente il dispositivo Echo che in quel momento sta cercando il prodotto che avete acquistato. A volte capita che il nostro dispositivo vocale si attivi senza che noi abbiamo detto nulla, ma questo può essere dovuto, come dicevamo prima, al fatto che una fonte esterna, un rumore esterno, quindi il televisore, durante una discussione magari stai parlando con qualcuno e involontariamente nomini magari il nome Alessia, in qualsiasi cosa, una qualsiasi parola che si possa avvicinare al nome di attivazione del nostro dispositivo può far sì che questo si attivi da solo. Naturalmente non vi darà nessuna risposta perché poi non verrà posto nessun quesito o vi dirà non lo so. Non ci sono magheggi o spiriti in casa e dovete chiamare Ghostbuster. Vi basterà semplicemente intanto cambiare il nome di attivazione. Ce ne sono 4 che si possono cambiare, può essere computer, Amazon, Echo oppure il nome classico. E questo potrebbe essere una grossa soluzione perché altri nomi sono meno facilmente pronunciabili, nel senso in un discorso è difficile che voi andate a dire altre parole. Se dovesse capitare, comunque avete un'altra possibilità che quella di andare a mettere il muto sul dispositivo, magari soprattutto quando state guardando la TV o state ascoltando la radio o state parlando con altre persone e in quel momento non vi serve che il nostro dispositivo applichi i suoi servigi per voi. Un altro problemino? Allora, avendo la possibilità di effettuare chiamate col drop-in, come già spiegato in vari video che abbiamo effettuato in precedenza, vi può essere anche qui qualche problema ad effettuare queste chiamate. Allora, una delle cose più comuni che può capitare è un problema sulla rubrica. Quindi dovrete andare innanzitutto a sincronizzare la rubrica del telefono con il vostro dispositivo, controllare che siano corrette le informazioni naturalmente dalla rubrica. E un'altra veloce risoluzione del problema nelle chiamate può essere pronunciare esattamente il nome come è salvato in rubrica. Nel caso in cui queste soluzioni naturalmente non dovessero funzionare, la solita soluzione è ripristinare le impostazioni, oppure prima staccare, riattaccare la spina e vedere se si resetta. Bene ragazzi, questo era il video inerente i classici problemi che potreste riscontrare avendo un dispositivo Amazon in casa. Speriamo di essere stati chiari, speriamo di avervi dato parecchie soluzioni per problemi, soprattutto per i neofiti che magari non sanno come
muoversi all'interno di questi problemi che possono capitare. Se avete altre domande su vari problemi che avete riscontrato, scrivetelo qui sotto nei commenti, magari faremo anche un video dedicato per questi problemi che ci segnalerete. Vi ricordiamo nuovamente di, se vi va, offrirci un caffè cliccando sul grazie, è il nuovo tasto che c'è sotto. A noi sinceramente fa piacere perché ci aiuta veramente a poter portare avanti questo canale. Altra cosa, vi chiediamo, se avete voglia, di iscrivervi al canale, attivare la campanella così da essere avvertiti ogni qualvolta caricheremo un video e magari lasciare anche un bel mi piace. Già che ci siete, passate da Telegram e iscrivetevi al nostro canale TuttoTech1. Detto questo ragazzi, io direi che ci possiamo vedere al prossimo video. Ciao! Ciao!